Amici di TV Luna, ben ritrovati, è l'ultima puntata di Aperitivo. So che vi mancheremo nei prossimi giorni, ma ci saranno tanti speciali e continueremo a seguire insieme quelle che saranno le avventure del Napoli. Ovviamente torneremo poi a stagione inoltrata anche con il consueto programma che insomma abbiamo svolto durante tutto l'anno degli Attagol, anche in una versione nuova, speciale, ma lo scopriremo insieme nel corso di quella che sarà la nuova stagione. E vado subito dal mio compagno di avventura. Buonasera Giovanni Gambardella. Ciao Delia, buonasera, è arrivata l'ultima puntata, no? È incredibile, è stato un bel cammino, un bel tragitto, però godiamoci questo che è l'ultimo appuntamento, festeggiamo come sappiamo fare solo noi e parlando anche un po' del Napoli, chiaramente. È vero. Giovanni, chi ti mancherà di più di questa avventura qui da Castel di Sangro? Poi siamo stati prima a Di Maro, no? Poi abbiamo seguito anche a giugno il calciomercato insieme alla grande famiglia di TV Luna. Chi ti mancherà di più? Lo puoi dire, Allora, non dico te perché chiaramente insomma sarebbe banale Salvatore Sannino che paga gli aperitivi tutte le sere. Quello ci mancherà. E poi mi mancherà Peppe che mi microfona immaginavo, tutte le volte. Allora cominciamo a salutare Peppe Trampolino, Francesco Cardamone, Federico Scatozza dalla regia, insomma è tutta la grande famiglia di TV Luna, c'è Antonio Biscarda il coordinamento tecnico, c'è il direttore Andrea Pompomeo Rosanobo, insomma una grande famiglia veramente. Io Giovanni, perché arrivo sempre alla fine che mi tagliano perché mi dilungo, allora volevo cominciare a dare loro i miei più grandi saluti, però Giovanni cominciamo a parlare di quelle che sono state le ultime giornate, no? Qui a Castel di Sangro oggi c'è un allenamento chiuso, noi però abbiamo visto qualche immagine passando in auto, quindi abbiamo intravisto qualcosa. E il Napoli si stava allenando sul campo C, dove si stava svolgendo una partitella, sì, diciamo di sfuggita siamo passati dalla statella, abbiamo visto che i ragazzi erano nel campo C, chiaramente abbiamo visto poco perché non potevamo fermarci sulla strada, oddio, avremmo anche potuto, però saremmo andati incontro chissà a quali problemi. E niente, secondo un allenamento del pomeriggio chiuso, Spalletti starà ultimando quelle che sono le ultime, appunto, le indicazioni prima dell'inizio della stagione e anche prima dell'amichevole di sabato, che dovrebbe essere il sabato 14 contro il Pescara. Diciamo che ancora non è ufficiale, ma la notizia è che appunto proprio il Pescara, che ha annullato l'amichevole che doveva fare, sarà qui a Castel di Sangro per affrontare il Napoli. È vero. Allora ci ha raggiunto un amico un po' in ritardo, ma noi lo aspettavamo con ansia. Parlo di Antonio Russo. Buonasera Antonio. Buonasera, eccoci qui. Penso che ci sarà l'amico col Pescara, arriverà solo, deve arrivare l'ok della prefettura, quindi. Esatto, perché poi c'era una voce in giro, si parlava anche di un possibile annullamento di questa gara prevista per il 14 anche per motivi di ordine pubblico, invece pare che alla fine sia stato tutto ripristinato, giusto? Sì, poi dopo lo stadio qui di Castel di Sangro è uno stadio molto molto importante, utilizzato spesso anche dalla FIGC, quindi non siamo in Val di Sole, a Di Maro Folgari, dall'avversario importante che ha tifosi e quindi tutto deve andare per il verso giusto. E allora Antonio, devi sapere che questa è una trasmissione un po' pazzerella. Ottimo. Qua succede di tutto, noi a un certo punto apriamo le bottiglie e beviamo io in sono diretta. Astemio, quindi non posso anche bere. Io sono astemia, però ricade sempre tutto su di me, si fa quello che si ubriaca in realtà è lui, Giovanni Gambardella, però noi facciamo un po' così. Antonio, devi sapere che noi in questa trasmissione giochiamo e voi vogliamo far giocare ad Antonio, che dici? E come vogliamo farlo giocare? Sì, dai, che ruolo vogliamo far giocare? Antonio, allora noi stavamo pensando di bendarti. No, ma come? Beh, fammi vedere se posso, è possibile. Posso salutare un amico che è nel pubblico? Può salutare un amico? Signor Intemerato, che vedo alla mia sinistra. Ma sai perché lo puoi anche invitare qui? Prego, prego. Signor Intemerato. Ci raggiunga. Cioè, può venire un attimo qui? Ma venite, che tanto ora distribuiamo anche a voi i bicchieri. Lui venite. È il papà di un grande parrucchiere. Donny, aiutami, però fallo andiamo, sul serio. Donny è un po' timido, gli devo dare le indicazioni. Allora, avvicinatevi. Ma io vorrei anche consegnare i bicchieri, ma se non può, non può. Vai, cominciare a dare al nostro amico. Lui è sempre presente, deve partire tra poco. Lui è Maradona. Tu hai il pullman a 55, stai aspettando il pullman insieme a noi. Giusto? Avvicinatevi che fra poco si brindano, cominciamo a preparare l'aperitivo. Perché vuoi fare un gioco anche tu? Vuoi fare un scappo? Ok, un saluto e scappi, cosa ci vuoi dire? Allora vuoi fare un bocca al lupo
al figlio di mio amico che ha avuto il Covid, una pezza quel giorno. Forte bacio, ciao Tommaso. E allora gli siamo vicini e anche noi gli facciamo tanti tanti auguri. E allora io direi di aprire già le telefonate, ma per caso c'è già in linea Sannino? No? E allora io direi di aprire il gioco. Vediamo se c'è lo stacchetto. Eccoci qua, allora io apro già la linea alle telefonate se per caso qualcuno vuole giocare, ma intanto lo vogliamo far giocare al nostro Antonio Russo? Noi non abbiamo preparato niente, vogliamo fare tutto live? Eh sì, per forza. Non abbiamo preparato davvero niente, Antonio, io qui ho la borsa delle meraviglie, c'è davvero di tutto, cadono i bicchieri, c'è il vento, c'è il bagliato, vabbè useremo anche noi quelli. Ma fa caldo, tanto il vento, c'è vento. Useremo anche noi quelli e allora, vediamo che combino questa sera. C'è una telefonata, allora nel frattempo che io recupero le cose, vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sto parlando io, sono io in... È in diretta, in linea. Pronto in diretta, prego. Sono Francesco. Buonasera Francesco, prego, vuoi giocare? Sì, e allora? E allora Francesco, scegli un colore fra giallo, rosa, azzurro e verde. Giallo, rosa, azzurro e verde. Azzurro. Azzurro? Sì. E allora, ora hai tre domande a disposizione per indovinare il nome di questo calciatore misterioso. Noi lo vediamo, devi indovinarlo. Vai, inizia con le domande, prego. È titolare, sì, di solito sì, è titolare. In che ruolo gioca? Gioca in attacco. Gioca sulla fascia destra? Gioca sulla fascia destra, sì. Politano. No, però ci sei andato vicino. Sei andato vicino e allora ti ringrazio, riprova a contattarci, magari puoi vincere anche, insomma, quando poi ritorneremo in onda il premio offerto da Radio Amore. Ricordiamo che sono stati tanti telespettatori ad aver vinto l'ingresso gratuito per due persone alla Zoo Marina, appunto offerto da Radio Amore. Per coloro che ancora non sono stati ricontattati, è vero, in passato Giovanni ha aiutato tanto, era cattivo con i giochi, però poi aiutava. Dicevo, per chi non è stato ancora contattato, non abbiate paura, perché abbiamo ovviamente, siamo impegnatissimi qui in ritiro, però appena rientreremo a Napoli, verrete ricontattati tutti. Pazienza per chi, come dicevo, c'è stato forse qualche telespettatore che si è lamentato. Sì, l'altro giorno. Però racconta cosa è successo. Abbiamo telefonato alle persone che avevano vinto appunto i premi a Di Maro, qualcuno ha risposto, quelli che non hanno risposto possono segnalarlo tranquillamente al numero WhatsApp in sovraimpressione 351 76 30 999, nome, cognome, città di provenienza, indirizzo e al gioco quale hanno partecipato e vinto, quindi possono segnalare tranquillamente. E allora a proposito di dei giochi sulle fasce, io Antonio volevo venire da te perché si parla in queste ore, il pubblico è un po' diviso su quello che accadrà a Unas, no? Perché qualcuno lo vorrebbe far restare in rosa, piace anche il modo di intendersi con Osimhen. Tu lo tratterresti a Napoli o lo lasceresti andare in prestito? In realtà noi della redazione di GoldenNapoli.it cerchiamo sempre di cercare di far capire ai tifosi del Napoli sparsi nel mondo come sono le varie situazioni di calciomercato. Adam Unas è un calciatore che va a scadenza il 30 giugno, quindi è un ragazzo che salta molto bene l'uomo, ha delle qualità e l'ha dimostrato anche nel recente passato. Molto spesso si mostra nell'estate azzurra, nell'estate dei ritiri, però il Napoli vuole monetizzare sulle cosiddette cessioni minori, perché il Napoli non svende mai i suoi calciatori, proprio per questo Koulibaly, Fabian sono ancora qui e dovrebbero stare nel Napoli sino al termine del loro contratto per entrambi nel 2023, mentre Unas è scadenza il 30 giugno, quindi il Napoli cerca una cessione
all'estero per monetizzare, come ha fatto per Tutino. I tifosi devono capire che il Napoli ha dei calciatori che sono per il presente ma anche per il futuro. C'è un calciatore come Irving Lozano che sta recuperando dal problema che ha avuto in Gold Cup, che rappresenta, avendo un contratto lungo, il presente e il futuro del Napoli. Quindi, con tutto rispetto per Adam Unas, credo che prima del 31 agosto il presidente De Laurentiis lo cederà e otterrà anche un buon gruzzoletto che potrebbe servire sul mercato, però penso più una destinazione estera o in Germania o in Francia, perché in Italia questo calciatore è visto un po' in prestito. Non mi deve bendare. Decidete voi, lo bendo oppure lo, come si dice, lo imbavaglio. No, decidete, perché non si fermava. Io non mi faccio imbavagliare, no, ho un cavallo di mercato. Ecco, se tu vai qui mi devi parlare di calcio. Sto scherzando. Io... Non vuoi fare il gioco? No, non mi piace non giocare. Non lo vuoi fare, quando devi parlare di mercato. Chi vuole fare il gioco? Vuole salutare. Lui è più propenso al gioco. Un po' salutami. Vuoi fare un saluto? Aspetta un attimo perché dobbiamo far giocare il nostro amico. Dai. E allora, ora io ti sto bendando perché fra poco, dopo ti facciamo anche bere e mangiare, dai, per... però in questo momento puoi vincere un premio offerto da Radio Amore, si tratta di un ingresso gratuito allo Zoomarino per due persone. E allora, ora ti metteremo sulla benda un foglietto con il nome di un calciatore, hai tre domande a disposizione per indovinare chi è il calciatore misterioso. Noi lo vediamo, tu no ovviamente. Prego la... Sì, hai tre indizi, puoi farci tu tre domande. Prego la regia di inquadrarlo, forse un po' contro luce. Ecco, perfetto, l'abbiamo visto. No, perfetto, l'abbiamo visto. E allora, vai con gli indizi. Vai, facci tre domande. No, datemele voi, indizi. Allora, io sono abbastanza buona, lui è quello cattivo in genere, Giovanni Gambardella. Chi vuole che te li dia? Allora, facciamo una cosa, uno ciascuno? Va bene. Allora, io ti dico che è un difensore. Ok. Io ti dico che è straniero. Ok. E Antonio, tu che indizio gli dai? E questo è il giocatore misterioso? Ho capito. Le voglio far vincere però i tifosi. E allora vai, dai un indizio. Ha segnato un gol importante in Champions League quando non giocava nel Napoli. Non è stato poi tanto così buono. Bravo, bravissimo. Io sono buono. Ci dici il tuo nome? Enrico. Bravissimo, Enrico. Merita di essere sbendato a questo punto, perché a volte abbiamo lasciato i telespettatori, i nostri amici bendati per tutta la serata. Allora, non io intanto caso, ho preso il bigliettino di mano, così dopo Enrico ci lascia il nome e cognome. Esatto, per dopo lascia lui i tuoi recapiti per ritirare il premio, ma non andate via, perché ora Giovanni vi fa anche bere e distribuisce i bicchieri. Io anzi invito le persone nella piazza, venite dietro di noi, perché fra poco facciamo questo aperitivo, è l'ultima puntata, fateci compagnia. La signora lì dal chioschetto ci ha chiesto diverse volte di invitarla all'aperitivo, però poi non viene. Allora, trovate coraggio e venite. Tu che cosa volevi dire? Ti stavo facendo aspettare il nostro Maradona, vai, perde prego. Pullman tra poco, dottor Piccino, c'ha una conduttrice numero uno. Ma Forza grazie. Napoli! Ciao, Forza Napoli! Grazie, Forza Napoli! Grazie! E allora, io direi di lanciare ora il piccolo break pubblicitario, perché poi abbiamo una grande sorpresa per voi, stiamo per preparare un collegamento molto molto importante. Pubblicità. E allora, come vi dicevo, siamo rientrati subito dopo il piccolissimo break pubblicitario. Come vi dicevo, stiamo per raggiungere un grande del calcio, uno che ha fatto la storia del Napoli e che magari sarebbe bene se tornasse nel nostro Napoli attuale, no? Servirebbe, chissà, servirebbe che bello sarebbe, Antonio, avere di nuovo Napoli un grande giocatore come Giovanni Francini, visto che terzini ci mancano oggi, no? Prima di tutto i ricordi per l'era che lui ha vissuto, è stato un grande, un difensore mancino, esterno basso come direbbero oggi, ma terzino sinistro, uno dei primi a fruttificare della storia del calcio, che ha scritto la storia nel Napoli. Però sarebbe bello che tutti quelli che l'hanno scritto potrebbero dare il loro contributo all'esterno del campo, quindi dobbiamo guardare al Napoli dell'attualità e soprattutto che possa tornare in Champions League, perché tre anni senza Champions non sono possibili per un club che si autofinanzia. E allora vediamo cosa dice proprio lui, Giovanni Francini. Buonasera Giovanni!
Ciao Delia, buonasera a tutti. Buonasera, che ciao, bello Gianni. Sentirti. Noi, come sai, siamo a Castel di Sangro e ti seguo sui social. Ci sono tanti tifosi, ma veramente tanti, che vorrebbero ritrovare un terzino come te, Giovanni. A questo punto ti chiedo cosa manca a questo Napoli per rivivere le grandi emozioni che tu, insieme alla grande squadra, insieme a Maradona, ci avete regalato. È appunto un terzino sinistro, secondo me, anche se Mario Rui appunto è un buon giocatore, comunque possiamo pensare di fare un campionato Europa League solo con un terzino di ruolo. Anche se c'è Gulan che sembra che sia pronto, però bisognerà vedere dopo due infortuni così grossi come tornerà. Io quello ti volevo chiedere, lo stavi per dire, io sono preoccupata anche per il centrocampo del Napoli. Infatti è un centrocampista, appunto, visto anche l'infortunio di Demme, serve un centrocampista forte, perché appunto ne abbiamo bisogno. Con rientro di Demme comunque abbiamo bisogno di un centrocampista che veramente possa fare la differenza. E allora io volevo chiedere, sicuramente tante domande a Giovanni Francini, ma io volevo chiedere alla piazza, lo facciamo un applauso a questo grandissimo giocatore Giovanni Francini, che ci ha regalato grandissime emozioni con il suo Napoli, ha sudato la maglia, insomma, veramente grande Giovanni Francini. Grande giocatore, bei ricordi, come diceva Antonio, sì. No, veramente tutti i nostri applausi sono per te. Vai Giovanni. Grazie. Gianni, senti, si è tanto parlato di questo ragazzo Zanoli, esterno destro, che però potrebbe essere anche impiegato a sinistra, giovane, giovanissimo, grandi qualità. Secondo te merita un'opportunità di restare in questa rosa oppure tu lo manderesti in prestito? No, tanto dipenderà se troviamo un giocatore appunto da... un altro giocatore, se arriverà qualcun altro. Se non dovesse arrivare nessuno è normale che deve rimanere, se dovesse arrivare qualcun altro invece magari sarebbe meglio andasse a giocare, appunto, visto che comunque se ne fanno un gran bene, avrebbe magari bisogno di andare a giocare in una squadra dove poter appunto fare un po' di esperienza e giocando titolare in un campionato magari importante. Perché Giovanni, il nostro Giovanni Gambardella invece sostiene che a volte bisogna dare fiducia ai giovani. Tu che il calcio l'hai vissuto, ne hai visti tanti di calciatori crescere e poi raggiungere traguardi importanti come i tuoi. Cosa suggeriresti in generale, insomma? No, ma sono d'accordo, bisognerebbe avere la fiducia dell'allenatore, della società. Il problema, purtroppo, le grandi società puntano sempre sui giocatori pronti. Sì. E quindi i giovani fanno un po' più fatica nei grandi club. Però appunto io onestamente non lo conosco, quindi non saprei dare un giudizio. Però ne ho sentito parlare un gran bene. Appunto Spalletti l'ha visto in tutto il sì, l'ho provato sia a destra che a sinistra, tra l'altro. Appunto, anche lui si sarà fatto un'idea e vedremo. Antonio, vuoi fare una domanda con Giovanni? Sì, prima di tutto un saluto a Gianni, che poi si mantiene sempre in forma perché gioca ancora a calcio, anche dal punto di vista amatoriale, qualche volta l'ho trovato in qualche torneo tra Wisp e Intersociale. Con tutto il rispetto di Zanoli, che deve fare il suo percorso, l'ha fatto in Primavera 1 al Legnago in prestito e deve fare ancora le ossa. Poi a sinistra il Napoli a Zedak, che è un prospetto interessante, però gli voglio chiedere su Gianluca Gaetano, perché ha già dimostrato di essere un 2000 pronto nel calcio, il classe 2000 ormai è un calciatore. Lui viene da un anno e mezzo importante a Cremona in Serie B. È vero che c'è la regola dei calciatori interni, ma Gianluca Gaetano, secondo te, non è molto meglio che vada subito in prestito, visto che la stagione sta per iniziare? Anche lui è un giocatore importante, ha fatto bene, ha dimostrato le sue qualità, quindi se deve rimanere lì e non giocare è meglio anche lui che vada in una squadra ancora a migliorarsi, a fare un altro campionato importante per poi magari essere il prossimo anno proprio per il Napoli.
E allora c'è qualcuno qui? Volevo fare una domanda al nostro Giovanni Francini, che si è prestato così gentilmente a, insomma, a risponderci. E allora Giovanni, te la faccio io. Scusa, Delia. Vai. Delia, ho visto che hai fatto l'intervista a Tommaso. Sì. Salutamelo tanto. Lui è la colonna portante dello spogliatoio, perché riesce veramente a avere veramente un rapporto incredibile, a parte che è il primo tifoso della squadra, ma poi ha un rapporto con i ragazzi incredibile, quindi già ai nostri tempi era uno spettacolo, quindi salutamelo tanto quando lo rivedi. Volentieri. Ti racconto, Giovanni, che Tommaso ci viene a portare il caffè con la sua caffettiera gigante anche in tribuna stampa, è sempre veramente un mito grandioso. Mi seguo, quindi ho visto che porta il caffè, ma lui è così, è genuino, è veramente una persona spettacolare. Sono quelle fotografie che solo a Napoli si vedono, no? Poi è una bella storia, Gianni, perché lui era, se non sbaglio, un cameriere al Centro Paradiso e poi dopo fu promosso a magazziniere proprio dall'Eterno Diego. Ma un tuo aneddoto, un tuo ricordo di Tommaso? Ma come lo vedete, lui riesce a portare allegria anche magari nei momenti in cui c'è bisogno magari di, cioè l'ambiente magari è un po' triste o c'è qualcosa che riesce a caricare, appunto, quindi è una persona che fa bene veramente allo spogliatoio, oltre a essere un grandissimo lavoratore, perché veramente si fa in quattro per far trovare sempre pronto tutto insieme ai suoi collaboratori, comunque sempre la squadra perfetta, quindi veramente un personaggio unico, infatti è uno dei pochi che ha resistito negli anni a tutte le necessitudini del Napoli, quindi sono tantissimi anni che lavora per il Napoli, è ancora lì e spero che rimanga ancora per tanti anni. Lo speriamo davvero anche noi. Giovanni, ultima domanda, poi io ti lascio andare perché ti avevo promesso che ti rubavo poco tempo. No, non c'è problema. No, ti volevo chiedere come vedi il Napoli di Spalletti e secondo te dove può arrivare nella prossima stagione, anche sperando che arrivino gli innesti che, insomma, di cui abbiamo parlato, sperando che non ci sia nessuna sorpresa per le partenze. Il problema è tutto lì, bisogna aspettare questa fine di mercato, anche se poi vedo le altre squadre comunque non è che hanno fatto un grandissimo mercato, perché comunque più o meno su salti scambi alcune squadre hanno ceduto giocatori importanti, quindi noi come rosa non siamo male, come ho detto prima ci mancano sicuramente un paio di giocatori per avere una rosa, secondo me con due giocatori in quei ruoli lì potremmo veramente dire la nostra e fare un ottimo campionato, quindi sperando che non parta nessuno dei big, dei nomi che comunque hanno girato in questi giorni, in questi mesi di infatti calciomercato. Ne abbiamo parlato, eravamo preoccupati, però insomma per ora non si muove nulla di concreto, appunto, quindi speriamo così. Speriamo che rimangano tutti e che il presidente faccia uno sforzo per trovare appunto questi due giocatori che sicuramente farebbero fare il salto di qualità a questa squadra. E allora Giovanni, io ti ringrazio veramente di cuore, lo diciamo tutti quanti insieme a Forza Napoli e salutiamo Giovanni Francini così al mio 3, 1, 2, 3, Forza Napoli! Grazie Giovanni! Grazie! Forza Napoli, salutatemi tutti i ragazzi. Ciao. Certo, assolutamente, grazie ancora al grandissimo Giovanni Francini. Allora io direi invece a te, Giovanni Gambardella, che non sei un terzino, però insomma sei il terzino della nostra squadra, fascia qui di aperitiro, okay. Fascia destra. E allora, io chiedo un aiuto anche come si chiama? Fabio, allora aiutaci per favore, abbiamo bisogno di una mano. No, aspetta, però io devo fare una cosa. Che devi fare? Devi sbattere. No, ma non mi sembra il caso, perché poi qua... Siete pronti? Oh! Questo mi sa che è l'ultimo brindisi insieme qui a Castel di Sangro. Allora io nel frattempo, mentre loro si preparano per questo ultimo brindisi, mentre qui sta succedendo di tutto, vola tutto. Dopo raccoglieremo i bicchieri che stanno volando per la... Ah!
Ecco, dopo raccoglieremo i bicchieri che stanno volando per allora, la piazza, entriamo, io vado a ringraziare di nuovo tutto lo staff di TV Luna, il direttore Andro Pompameo, coloro che sono dietro le quinte, Federico Scatozza alla regia, Peppe Trampolino, Francesco Cardamone, Rosana Bove che a Napoli, Antonio Biscardi al coordinamento tecnico, veramente tutta la grande famiglia di TV Luna, sono eccezionali, ci hanno seguito nel miglior modo possibile. Ringrazio i nostri sponsor, Euronix Gruppo Tufano, Vega Food, Vega Luz, no, Rimacchi no, del gruppo Marican, la Riso di Promo e la CTL di Giovanni De Micco. Ovviamente ringraziamo il nostro Salvatore Sagnino, che non siamo riusciti a raggiungere, ma è che è parte della nostra Sarà squadra. Sarà pagando qualche aperitivo da qualche parte. Da qualche altra parte, che ci ha offerto gli aperitivi ad ogni sera. Ma io ringrazio voi che ci avete fatto compagnia ad ogni puntata. E allora chiudiamo così con un grande Forza Napoli tutti insieme. Uno, due, tre. Forza Napoli! Speriamo in una grande